o si fa un impianto per incenerire questa roba. Altre soluzioni, non ce ne sono, le possiamo studiare tutte quante. Il commissario delegato dal governo di fare l'impianto che deve bruciare questa roba ha fatto i carotaggi, cioè abbiamo fatto già degli incontri, sapete che cosa è uscito fuori? Che il rifiuto, a seconda degli strati, quello superficiale, quello medio e quello sotto, ha un potere calorifico inferiore di circa 12 kJ al chilogrammo. Che significa? Significa che è rifiuto oramai secco, l'unica cosa positiva non è polvorulento, cioè non è polverizzato. Ora, ha fatto una gara per individuare, purtroppo la legge dice che bisogna farlo nel territorio del comune di Giugliano, questo dice la legge, noi abbiamo cercato di farlo cambiare. Il sindaco non ci siamo riusciti. Lui ha fatto un avviso per individuare siti industriali dismessi per evitare a consumare terreni e a fare cose. C'è stata una risposta. Quindi il commissario per la realizzazione dell'impianto che deve servire a eliminare le balle, tutte le balle, quindi non solo queste, anche il resto che stanno un po' fuori della regione, mi diceva ieri che è nelle condizioni fra 10 giorni di pubblicare il bando.